Savio, Avarano Melegari e Varsi. Tutto casa a Varsi. www.moranoleggi.com. Via Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. AB Global Service, via Madonnina 7, a Madregolo di Collecchio. Elettrotaro Fornovo. Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense. Come sapete, da alcuni giorni siamo in onda tutti i giorni per 15 minuti, quindi i nostri sforzi sono compensati dalla minor durata del TG, sul canale 80 di TV alle ore 20:35. E andiamo però sempre in onda anche sul nostro canale YouTube, youtube.com/TGParmense alle ore 19. Questo per ricordarvi. E adesso però andiamo alla prima notizia del telegiornale di oggi, che parla dell'attività dei carabinieri, in particolare dell'attività dei carabinieri di Borgo Valditaro, un importante centro dell'Appennino parmense. Intensa l'attività di controllo dei carabinieri della compagnia di Borgo Taro nei giorni scorsi, ed è di 4 persone denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza, più diverse sanzioni amministrative e il bilancio dell'attività degli scorsi giorni. Nel corso delle attività militari del nucleo operativo radiomobile, a seguito dei controlli, hanno denunciato un 33enne dominicano trovato con oltre 5 grammi di marijuana ed un 43enne con alcuni grammi di cocaina. Entrambi avevano il necessario per il confezionamento. I militari della stazione di Bedogna hanno denunciato sempre per spaccio un 21enne sorpreso a cedere stupefacente ad un minore. 5 giovani sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori e trovati in possesso di quasi 10 grammi di marijuana. Nell'attività su strada sono state controllate 100 persone e 90 mezzi. Ai posti di controllo sono stati fermati 3 soggetti in evidente stato di ebbrezza alcolica. Un 35enne è stato denunciato in quanto è risultato un tasso alcolemico di 2,15 grammi litro. Il mezzo è stato sequestrato e la patente ritirata, mentre 2 giovani sono stati sanzionati amministrativamente in quanto il tasso alcolemico era di poco superiore al limite massimo consentito. A entrambi è stata ritirata la patente di guida. Una bella iniziativa questa mattina, un'iniziativa che abbiamo seguito in passato, i computer che tutti voi avete inviato ai Lions Club Bar di Valceno sono stati ricondizionati, almeno una parte di essi, quelli ricondizionabili, e sono stati consegnati oggi all'Emporio Solidale per poter andare ai bambini bisognosi, per poter fare la dado, per poter lavorare meglio per le attività scolastiche. Vediamo il servizio del nostro Cesare Groppi. Questa è un'iniziativa che è partita qualche mese fa come emergenza per la didattica DAD per i ragazzi delle scuole, dove diverse associazioni come tutto il club di distretto TB 109 dei Lions, che sono 12 club, e tutte diverse aziende del territorio, privati, la Barilla, la Caritas, che hanno contribuito anche loro a donare questi PC, abbiamo lanciato questa raccolta di PC usati su tutto il territorio, Vallata del Taro e del Ceno e anche la pianura qui di Parma, e hanno contribuito con un forte successo perché abbiamo raccolto più di un centinaio di PC, che a mezzo l'azienda Kibo vengono questi PC ricondizionati e messi a disposizione, in questo caso per Emporio Solidale, il quale ha lo scopo di sondare quelle che sono le necessità familiari delle famiglie bisognose con dei figli a carico, per fare in modo che ci sia sempre più omogeneità anche a livello di formazione e di possibilità che hanno queste famiglie con figli a carico per far affrontare gli studi ai propri ragazzi. Quindi abbiamo oggi il primo giro donato e messo a disposizione circa 26 PC tra PC fissi, tablet e portabili, che serviranno proprio per questi ragazzi per frequentare e fare la formazione a distanza, insomma.
Il nostro scopo sociale è offrire un sostegno a famiglie che si trovano in difficoltà per condizioni economiche e il nostro contributo soprattutto sul piano alimentare. Noi garantiamo igiene alimentare di base con una spesa gratuita. Inoltre, ascoltando e incontrando nostre famiglie, cogliamo anche altre esigenze come quelle educative, il tema della povertà educativa di ragazzi che specialmente in questo tempo di Covid hanno avuto molta difficoltà a frequentare la scuola e servono strumenti anche moderni, agili, ecco loro il discorso dei computer e dei tablet che sono il collegamento con il grande mondo educativo della scuola. All'interno delle nostre famiglie abbiamo tanti ragazzi che frequentano le superiori, scuole medie e che spesso non hanno le risorse per acquistarsi in proprio un computer o un tablet. È arrivata in qualche modo la provvidenza e il sostegno di tante realtà, di famiglie, istituzioni, il Lion, che hanno raccolto e si sono fatti portatori di queste donazioni che sostengono il cammino di crescita dei nostri ragazzi e dei nostri figli. Come sapete, noi ci occupiamo di Appennino e è uno dei nostri temi più importanti perché vogliamo essere la voce dell'Appennino. Ed è per questo che vi propongo l'editoriale che ho fatto per cercarvi di far vedere un punto di vista particolare sulle problematiche, ma anche sulle strategie trovate per risolvere queste problematiche. Come TG Parmen cerchiamo di occuparci delle zone marginali. L'Appennino dell'Emilia-Romagna è una di queste zone. Allora, proprio per parlare delle problematiche di Appennino, vi voglio parlare di una storia che mi è stata segnalata da un nostro telespettatore. Ebbene, questo telespettatore si è lamentato perché andando in una farmacia dell'Appennino gli hanno prenotato praticamente il prelievo del sangue nel paese stesso, insomma, nel punto prelievi del paese stesso, a suo dire ritardando un possibile, diciamo, controllo, perché magari in altri posti c'era una maggior possibilità di anticipare di un giorno o due il prelievo del sangue. Io ho cercato di capire e secondo me il messaggio della farmacia è un messaggio positivo ed importante. Ha la consapevolezza che i servizi in Appennino sono profondamente a rischio se non ci sono i numeri. Quindi il messaggio è, se sei di questo paese, cerca di andare a fare i prelievi di sangue in questo paese perché è a rischio che ci tolgano anche il punto prelievo. Insomma, quando noi ci muoviamo dall'Appennino e andiamo a fare tutte le cose a Parma, molto spesso iniziamo a danneggiare l'Appennino e siamo noi stessi che creiamo l'opportunità per togliere dei servizi che sono fondamentali sia per continuare a far sopravvivere l'Appennino ma soprattutto per continuare ad avere posti di lavoro e posti di lavoro prevalentemente spesso femminili che sono quelli che tengono le persone, le famiglie e i bambini in montagna. Quindi cerchiamo effettivamente di usufruire dei servizi che ci sono vicino a casa, magari andiamo controcorrente, andiamo verso i servizi che ci sono a monte rispetto a dove noi abitiamo. Andiamo con la prossima notizia, una breve notizia. Parte venerdì 25 marzo la Corte di Gerola con Una notte sbagliata di Marco Bagliani, la stagione teatrale del 2020. Queste le immagini sono proprio di questa stagione teatrale, dell'inizio della stagione teatrale. Un'altra notizia breve arriva da Borgo Taro perché vi è una raccolta firme da parte del Partito Fratelli d'Italia. Infatti ve l'adesione per FDI, comunicato della sezione dell'Alta Valtaro e Ceno di Fratelli d'Italia, dopo i banchetti per la raccolta firme finalizzata l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, Fratelli d'Italia organizza anche in Valtaro Valceno banchetti per raccogliere le adesioni del movimento per formare solide basi di partecipazione politica. Da sabato 12 a Bedonia, lunedì 14 a Borgotaro, e 17 corrente mese a Bardi, quindi 17 a Bardi, dalle 9.30 alle 13 presso i banchetti si potranno sottoscrivere i moduli di partecipazione alla diretta attività politica locale e nazionale. Chi non partecipa alla politica è costretto a subirla, perciò per cambiare il meglio le cose invitiamo i cittadini simpatizzanti a dare maggior forza all'organizzazione di Fratelli d'Italia che dai sondaggi già oggi risulta il primo partito più gradito dagli italiani. Vi aspettiamo numerosi, questo è il comunicato stampa del circolo di Fratelli d'Italia delle Valli del Taro e del Ceno. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, scendiamo a Collecchio dove vediamo sanzione agli atleti russi e bielorussi a causa della guerra in Ucraina, un'intervista al medico della FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, dottor Giovanni Montani per il suo punto di vista. Servizio di Cesare Groppi.
Continuando con lo sport, purtroppo anche parlando di Putin, adesso c'è stato il blocco delle squadre russe e degli atleti nelle competizioni fuori dalla Russia. Lo ritieni un gesto positivo unitamente alle sanzioni? Assolutamente sì. Faccio notare, non sono certo il primo a farlo notare, la coincidenza che l'attacco all'Ucraina è avvenuto due giorni dopo la fine degli Olimpiadi, quindi la Pax Olimpica neanche Putin ha osato violarla. Le sanzioni dello sport credo che siano una volta tanto sanzioni serie, pesanti e meritate. Le sanzioni, se si fanno, si fanno dure, quindi esclusione degli atleti, il discorso anche col doping, possono gareggiare senza la bandiera, non puniamo gli atleti. Se vogliamo togliere il consenso a questi personaggi, purtroppo bisogna colpire anche i loro cittadini. Oltre allo sport, questo ostracismo si fa anche con la cultura. È un modo per, diciamo, sensibilizzare, diciamo, il popolo russo. Dispiace quello che è successo, però a questo punto, visto che di là ci troviamo di fronte un leader spietato che non esita ad ammazzare donne e bambini, trovo giusto reagire rispondendo, boicottando in questo momento tutto quello che è di russo. Andiamo a Fornovo, ordine del giorno dei consiglieri di maggioranza sulla crisi degli ucraini e sugli aiuti ai profughi e alla popolazione ucraina. Servizio di Francesca Leoni e Michele Folli. Guerra in Ucraina, comune di Fornovo di Taro. Dopo la mozione del gruppo Fornovo Città Futura, nel prossimo consiglio comunale ci sarà un ordine del giorno proposto dalle consigliere Anna Maria Berselli e Lucia Cardi e dai consiglieri Marco Porcari, Francesco Tanzi, Alessandro Savi e Mauro Davoli. Un ordine del giorno per un confronto di riflessione senza politicizzazioni di parte e riferimenti agli armamenti, campi che non competono al Consiglio Comunale di Fornovo. Il Consiglio Comunale esprime la più ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno Stato sovrano, rifiutando ogni tentativo di intesa negazionale e minando la pace e la stabilità dell'Europa. Chiede al governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione Europea di impegnarsi in un'iniziativa di contrasto dell'aggressione, assumendo le misure necessarie entro la reazione della comunità internazionale che l'ONU deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla NATO, perché l'invasione sia fermata, l'Ucraina sia liberata e si possa tornare all'applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell'inviolabilità delle frontiere. Il Consiglio Comunale si impegna a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica delle azioni di guerra in corso, a creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russa per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli. Inoltre, sempre in tema di crisi ucraina, il Comune di Fornovo, in accordo con la Prefettura e le associazioni del territorio, ha in atto un piano di aiuti ai profughi e alla popolazione ucraina. Le informative sono sul sito del Comune. Con questo siamo giunti al termine del nostro appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense. L'appuntamento con noi, come sapete, da questa settimana è cambiato, è quotidiano, anche se il tempo è più corto, sono sui circa 15 minuti di TG, quindi il nostro sforzo non è aumentato più di tanto. Grazie per l'attenzione che ci avete concesso, l'appuntamento con noi è a domani.